E siamo nuovamente qui a parlare di BDB, in particolare di Leggera, che corre come appunto consuetudine in questo 2021 con il trofeo Mesa all'interno della Supermono, quindi grande bagarre, sì, no, Francesco? Condivisa, Supermono vanno sempre fortissimo, quindi sono anche un bello spunto, no, per migliorare la categoria, chi partecipa della nostra categoria leggera, che comunque vuole confrontarsi, c'ha trova pari per i suoi denti anche con altre moto. Assolutamente, sono molto molto agguerriti. Vedremo un po' cosa accadrà nel 2022 per quanto riguarda questa categoria. Per quanto riguarda le presenze, come al solito salutiamo con grande appunto emozione il ritorno del Bass, sì, Racing Team con Andrea Maiola, che quest'oggi avrà anche un compagno di scuderia. Sì, mi hanno affidato la Paton e proverò a fare il meglio delle mie possibilità. Vedremo come li comporterai. Esatto, grande moto per te, Gregory Penna, doppia gara per lui e per te anche, che avete già preso il via appunto nell'ambito dell'altra gara della BDB. Marzeddu, Bifaroni e Gualandi per noi a breve la partenza della Leggera. A tra poco. Eccoci qua, Vass Racing Team, tornati vincenti dalla Super Twins del campionato internazionale Road Racing. Con noi Andrea Maiola. Andrea Maiola, stavo raccontando che siete tornati vincenti da sto campionato internazionale. Raccontaci un attimo questa esperienza. No, abbiamo concluso con l'ultima gara in Olanda, che poi non era l'ultima gara, era la penultima del campionato. Siamo riusciti a vincere sia gara 1 che gara 2 e abbiamo vinto anche il campionato belga Road Race, e quindi abbiamo deciso di saltare l'ultima tappa di Fribourg e abbiamo preferito venire qua con voi. Per noi ovviamente è un onore, perché non sono cose da poco queste qui. È pur vero che si è più vicini, è tutto più facile, no, quando c'è una tappa vicino e non una trasferta da mille chilometri, però sempre queste bellissime moto, molto performanti, una guidabilità eccelsa che sto anche provando io, quindi posso solo confermare le sensazioni positive che ci hai sempre raccontato. Queste moto vanno forti in fondo a rettilineo, quanto raggiungono? Sarai sui 2,40 circa, sui 2,40. Però tu ci raccontavi che dato che sono fatte per le road race, che stai molto aperto, sì, si arriva anche a velocità ben superiori. Sì, sui 2,65 circa. Dipende la rapportatura, ovviamente se parliamo per l'isola di Man, quella abbiamo un rapporto lunghissimo, hai un rettilineo che insomma stai diverso tempo col gas, quindi riesce a sfogare tutto. Sì, principalmente è una moto nata per le corse su strada, proprio anche il discorso dei due monoammortizzatori dietro, insomma un po' come è impostata. È adattabile abbastanza bene per il circuito, bisogna fare tanti lavori di sospensioni soprattutto, altezze, sai, rigidezza e altre cose. Però vedo si comporta alla grande anche in circuito, dai, insomma è una moto secondo me completa. Sappiamo che la vostra comparsa, tra virgolette, nel senso la vostra iscrizione al campionato quest'anno con noi, dato la situazione Covid per Road Race, gli annullamenti vari, vi ha portato comunque a raccogliere molti dati, certo. E quindi a fare anche esperienza su circuiti che poi uno applica l'esperienza sulle gare su strada, no? Perché alla fine poi è così. Esatto, esatto, esattissimo, perché soprattutto noi l'abbiamo proprio preso a modalità di studio, questo tipo di gare, perché ci permettono di ricavare dei dati che tante volte... Molto più materiale rispetto... Molto più materiale su cui lavorare, capire dove può arrivare anche la moto, che comunque in strada difficilmente ti avvicini al limite come fai in pista, però può essere tutto il lavoro che viene riportato poi successivamente nelle corse su strada, e ci sta facendo un gran comodo perché diciamo che sta dando i suoi frutti questo lavoro, sai, tramite la telemetria stiamo sistemando mille aspetti che probabilmente neanche noi conoscevamo prima di mettere le ruote in un circuito normale, diciamo, ecco. Siamo contentissimi, se vuoi, anche di avere un po' contribuito, no, anche noi con il campionato Battaglia dei Bicilindrici, perché
Già in passato passarono anche altri road racers, vogliamo ricordare nel 2018 Ricky McGovern, non so se te lo ricordi, anche lui che fa il Tourist Trophy, fece una wild card, anche perché sono gare propedeutiche, lo sappiamo, per fare il Tourist Trophy devi essere un pilota in attività, quindi questa tipologia di gare fatte in un certo modo, insomma, hanno senso venire qua a darci il gas, perché poi il livello è anche alto. Vabbè, in questo caso lo stai facendo tu il livello alto nella categoria leggera, però insomma, noi veramente, Andrea, è sempre un piacere, e, oltre ad essere una splendida persona, sei anche un gran manico. E adesso sentiamo Vittorio, ma loro sono indaffarati perché c'è stato il... Gli ho dato un po' da fare per oggi, sempre gli ho così. Fatto il regalino di Cremona, un po' al circuito, Però dai, sono dei grandi loro, sono veloci, sono in gamba, stanno sistemando tutto. Infatti adesso tra poco lo andiamo a disturbare. Ciao. Sì, salve a tutti. Qualche modifica, la moto, i semi manubri. Molto un po' di peso. Anche. Un po' di peso, parecchio. Semi manubri per avvicinarmi un po', perché mi era un po' lunga, diciamo. La pista ti piace? A Cremona è bellissima, è una pista enorme che... è bella, però a me mi dà anche un po' di problemi perché non sono abituato a piste così veloci. Bisogna fidarsi tanto, esatto. E andare forte, perché le piste veloci, se no non fai strada. Esatto, però dai, diciamo che non mi posso lamentare. Beh, la moto sembri efficace, l'abbiamo visto già a Maggiore, la tua guida comunque è efficace nonostante sei un rookie, no? Quest'anno, quindi primo anno di gare, la moto ti sembra quasi cucita addosso, quindi sei sicuramente tolto peso e migliorato il feeling, sicuramente c'è da lavorarci ancora, però andrà sicuramente, speriamo, insomma, bene, no? Da Maggiore in poi ho trovato molto più feeling con la moto, anche perché ho girato tanto. Hai fatto un test a Mores? Esatto, sì, prima di... però da Maggiore in poi diciamo che mi sono parecchio... stabilizzato. Benissimo ragazzi, noi vi ringraziamo e buona mangiata. Sì, dopo ci vediamo dopo. Sì, sì. C'è Luca ci sta invitando, sì, lo sai, sì, no? Ok. A dopo. Dalla Francia nuovamente il nostro ormai amico fedele, se si può dire, Gregory Penna, col suo immancabile assistente Iago. Contentissimi di averti qua, soprattutto pensando che il mercoledì ti scrivo: oh, com'è? Te vale fa sta gara? E ho detto, mi devo levare i denti. Ho detto, vabbè, vengo. Dimmi un po', raccontaci. Non so manco io che, perché stavo chiacchierando con te alla fine. Senti, vai, iscrivimi. Sai che ti dico, vengo. Ecco, sì. Niente, lui farà come sua anche consuetudine doppia gara con la veloce sua 998 che l'abbiamo visto già. Quest'anno però farà anche la partenza della leggera nei Supermono. Sì, sì. Come ti senti questa doppia differenziazione rispetto a Maggiore, che era doppia gara, però con la stessa moto? Qui cambi mezzo, che ne pensi? Cambia tutto, soprattutto la moto è quella della mia ragazza, quindi non la conosco. Ma lei lo sa? Sì, lo sa. Ah, ok. Sì, ci dormo con lei, quindi. Ok, gli hai detto che andavi a fare una gara con la sua moto. Sì, certo. E poi niente. Bisogna un attimo resettare, e perché sono due moto completamente diverse. Completamente diverse. E poi lo faccio solo per divertimento, perché lo so che qua la moto non è una moto adatta per questo circuito. Magari Varano sarebbe stata un po', me la sarei giocata, un po' più avvantaggiata Varano, insomma, con un motore così piccolo. Però ripeto, le patono con questo motore qui non vanno proprio piano. Comunque, poi ne parleremo dopo. Noi sappiamo che vuoi dire qualcosa ai tuoi amici francesi. Io ovviamente non parlo una parola di francese, quindi ti lascio a te il microfono. Fai tutti i saluti che vuoi e poi chiudiamo. E chiudiamo. Vai. Sì. Allora, un petit message en français. Alors, je voulais déjà remercier ma chérie pour m'avoir prêté sa moto. Je remercie aussi énormément Thierry Sandretto, mon dentiste, qui m'a opéré avant de partir hier matin. Et me voilà ici. Merci à toi, ça va parfait les dents. Et puis voilà, un message aussi, un petit coucou au Racing Mob Crozotin et au Sport Twin aussi. Les gars, faut venir un jour parce que ça vaut le coup. On s'y sent très bien ici. Ecco. Ho sentito comunque belle parole alla fine, anche se non capisco, però io indubbiamente avrei fatto un paragone, perché ho sentito che parlavi della Sport Twin. Noi vediamo
noi italiani, il vostro campionato francese bellissimo. Sappiamo che qualcuno fa anche determinate tappe ogni tanto, eccetera. Ci piacerebbe anche fare un lavoro per il futuro con voi, magari un internazionale, qualcosa. Magari sarebbe bellissimo su circuiti blasonati come Le Mans, Magny-Cours, oppure andare insieme ad Assen, venire a farne una. Vedremo come andrà. Il Covid non ci ha aiutato. E grazie di essere qua. Con la gara doppia la facciamo. Guarda, io gara doppia, noi ci piacciono due partenze. C'è poco da fare. Con due moto per tutto sto casino, 1800 km, ferie, cose, mi moglie là, per dire, no, a parte gli scherzi, è chiaro che doppio round ha un po' più, nutre un po' di più il weekend. Gregory, grazie. Grazie a voi. Ciao Iago, a posto così. A posto. Ciao. Ultima gara di campionato anche per Daniel Bianchi, che quest'anno ha raggiunto ottimi risultati, direi, giusto Daniel? Sì, ho fatto delle bellissime gare, adesso sono primo in campionato e speriamo di portarci a casa anche questa gara. Diciamo che hai ottenuto tutto quello che volevi, giusto? Sì, sono molto contento e niente. Ed hai accumulato anche tante esperienze. Sì, ho fatto tante esperienze e sta andando tutto come volevo. Vuoi dirci qualcosa della prossima stagione o vuoi tenerti tutto per te? Si deve ancora vedere per la prossima stagione. E noi ci aspettiamo qualcosa di grande. Va bene. Grazie Dan, ci vediamo al parco chiuso. Ciao. E ci siamo, griglia di partenza della BDB Leggera e Supermono. Matteo Morri per quanto riguarda la pole position assoluta di gara, quindi Daniele Scagnetti col 35 e Alessandro Guarnieri a chiudere la prima fila. Seconda fila l'apre Venturini col 33, quindi Daniel Bianchi numero 25 per lui, quinta piazza, col crono di 1:43.726. Accanto a lui Vittorio Meli col numero 24. In terza fila apre Andrea Maiola numero 769, Varsesin Team 1:44.035 per quanto riguarda il pilota spezzino. Qualche problema di troppo per quel che riguarda le qualifiche di ieri, non è andato al massimo, sì. Come ci aspettavamo, no Francesco? Beh, lui il crono a maggio era sicuramente più importante, ma a parte anche delle problematiche che si sono sviluppate in merito a questo, comunque è pilota veloce. Sappiamo quanto hanno raccolto sia lui che Piero Ibian in giro per l'Europa, no? Nel momento in cui non sono riusciti a venire con noi nella BDB. Jacopo Villani accanto a lui, quindi Rossano Golandi, altra leggera in nona posizione con numero 8, segue Giovanni Bifarone, Biotis Beck per il toscano numero 931 e Salvatore Marzeddu numero 77, il rookie della leggera con la sua moto 1:49.322. Quindi Lucas Frey, altra supermono, chiude uno schieramento, Francesco Greco con numero 100 su Patton e Gregory Penna numero 62 su Kawasaki. Quindi ci siamo, tutto pronto per quanto riguarda questa partenza. Idea di partenza della leggera e supermono. Francesco si va ricomponendo anche questa cosa dopo il giorno asciugato. Quindi anche da un punto di vista psicologico. Beh, sicuramente andrà meglio della sicuramente gara precedente, dai, no? Sarà una bella gara sicuramente, prima qualche macchia quella, anche se come notavi l'asfalto è talmente buono questo di Cremona che non si sente, prima, no? Lo prima però vedere, no? Un po' il vedere più chiaro, più scuro, ti condiziona indubbiamente, cioè dà fastidio. Beh, arrivano anche gli ultimi a ricomporre la griglia di partenza, diciamo Matteo Morri per quanto riguarda il supermono primo di categoria e pole position assoluta per lui, il migliore dei nostri Andrea Maiola col 769, Vass Racing Team per lo spezzino, ma non lo vedo, qualcosa non va, sì, qualcosa mi sa non che va. Non si è schierato in griglia per dei problemi, noi perché non lo vedo, era davanti a me e non lo sto vedendo. Comunque bandiera verde, adesso vediamo sfilare, che si riconosce subito la sua Patton S1R. Partiti in questo momento, partiti
Vediamo un po' se vedremo sfilare la sacca verde, non c'è, non c'è il 769, quindi Andrea Maiola assente al via, peccato. E quindi adesso da Francesco Greco il compito di difendere i colori del team. Sì, sarà complesso, adesso vediamo un po'. R. Intanto Supermono che se ne danno di santa ragione per quanto riguarda la prima staccata, tutti molto molto appaiati, Morris, Cagnetti, vanno Guarnieri. Vanno forti questi qua davanti. Sì, attenzione anche alle loro spalle. Ecco Bianchi, non vuol dire Bianchi che è lì. Le Bianchi numero 25, guardiamo. Dovrebbe essere il quarto, sì, esatto, il quarto, no? E quindi direttamente alle spalle dei migliori, Andrea Bianchi ha guadagnato una posizione nei confronti di Venturini, cerca di non perdere la corda nei confronti dei rivali. Attenzione, attacco, attacco, dovrebbe essere proprio Venturini se non sbaglio, mi pare il 33, questo per quanto riguarda il capofila, guardate un po' ancora a bagarli davanti. Mamma mia. Bagarre spietata proprio. Sì, anche perché ingressi veramente occultato fra denti e inquadratura per i nostri Rossano Gualandi, ricordiamo Rossano Gualandi di Bolognese in sella. Eccolo, alla Piero Bon, eccoti on board, sì, per te, quindi decisamente molto più agguerrito rispetto, quindi parlavamo prima dell'asfalto, questo giro stai andando molto più forte. Sì, sicuramente anche la moto è un grandissimo mezzo, ci sarà modo di parlarne. Grandi differenze loro. Guarda, rispetto, guarda rispetto, rispetto alla moto di Gualandi, guarda come recupero in rettilineo, guarda, fa impressione. Qui potevo anche tentare subito anche la staccata, gancio, ma beh, ho detto aspetta, c'ho sto motore, posso pure un attimo, me lo studio, me lo voglio studiare, stare voglio studiare un po' più tranquillo. Ed è stata forse anche, vediamo come va avanti. Senti, ma principalmente rispetto, è chiaro, molto più leggera, molto più guidabile rispetto al Guzzi. Mamma mia, che ingresso. Questo dovrebbe essere Scagnetti? Che ingresso che gli ha fatto. Sì, sì? Scagnetti su Morri, se non sbaglio. Dovrebbe essere Scagnetti su Morri, veramente non c'è nessuna... Non riesco a capire, porca miseria. Guarda, io direi che il 14 Morri appunto dovrebbe essere direttamente alle spalle. Qui ancora Daniel Bianchi che ha il suo da fare con Guarnieri. Mamma mia, che ingresso! Numero 73, quindi Guarnieri autore del sorpasso. Evidentemente Guarnieri non è riuscito a rimanere nel gruppetto di testa. Comunque da vanno subito, forte, vanno forte, i Supermono hanno poi una guida completamente diversa. Infatti le leggere guidate più come le guidano i Supermono sono molto efficaci, solo che bisogna avere questo stile di guida qui che noi venendo dalle moto grosse facciamo più fatica. Bianchi, poi abbiamo anche la gomma che è molto più larga, quindi... Ma insomma, ce lo dici, sta grande differenza la Paton rispetto a scendere da un Guzzi con quel che pesa e salire su una Paton, quanto dire, è stato difficile? Sono gli stessi cavalli, però con 40, 30, scusa, 50 kg di meno. C'è 105 cavalli per 140 kg, il Guzzi ce n'ha 110, però quanto peserà? Manco lo so, 185, 190, tutti li fa. Intanto vediamo qua, sverniciata. Abbiamo ancora i Guarnieri Bianchi, ecco qua, e torniamo nuovamente. Qui tenti l'attacco, passi. Come dicevo prima... Passi su Rossano Gualandi, grandissimo motore. Rossano che tra l'altro è agguerritissimo per quanto riguarda il titolo 2021 della Leggera, già, la sua Piero Bon. Già matematicamente vinto. Lasciamo un po' di suspense fino alla fine. Sono no? in wild card, no? Qui sì, lasciamo suspense, però ripeto, comunque i punti col fatto anche dei ragazzi del Vasa Racing Team che hanno ripreso a fare le road race a livello europeo. Assenti in un paio di sono mancati, in, mi pare, in a maggiore sicuramente in due tappe, se non sbaglio, sì. E poi qualche sfortuna di troppo, perché chiaramente parliamo di motori molto delicati, grande perizia e grande efficacia da parte del ecco qua Gregory, insomma, con la moto della fidanzata. Che porto in casa per quanto riguarda Gregory, che sta andando comunque discretamente. Sì, comunque non c'è motore, va bene così, cioè cerca di fare il possibile, di guidare, di fare esperienza. Certo, davanti vanno proprio in un'altra vanno maniera. Più forte, attenzione per quanto riguarda, ecco ancora Daniel Bianchi e Guarnerio, che qui non scema affatto di intensità il duello fra i due. Per quanto riguarda i nostri, invece, dicevamo di te e Gualandi in bagarre, ma anche Marzeddu e Biffaroni. Dietro. Buona la gara di Marzeddu, sì. Sta dando del filo da torcere a Giovanni Biffaroni. Devo dire di sì, anche perché Giovanni Biffaroni, lo ricordiamo, corre con un mezzo che comunque è molto performante per avere, diciamo, quell'età di quella motocicletta, voglio ricordare, splendido, un TT1, quindi ha 30 anni, no, se non sbaglio, quindi, insomma, lui
anche lui insomma grandissima esperienza. Beh, da parte, esatto, di Giovanni, che è un pilota molto legato alla salita, eh. Sì, poi... ecco di qua il nuovo, perché vedi mi aveva passato prima Gualandi e invece io sono riandato qua sul rettilineo in questo momento qua. Beh, diciamo che se tu hai un gran telaio, una gran moto, anche lui con la sua Piero Bonne. Sì, non scherza, infatti non scherza, c'erano affatto, dei punti dove io perdevo e lui mi tamponava e poi mi è riuscito a passare. Vediamo, vediamo come procede, vediamo. C'è da dire tra l'altro che Rossano ha aumentato il feeling con questa moto gara dopo gara. A Cremona, sì, l'altra volta non aveva svettato, non era soddisfattissimo, sì, lui proprio. È vero. E qui invece oggi decisamente ha trovato la quadra, quindi sta andando fortissimo in questo momento. Ancora Daniel Bianchi, attenzione, l'attacco di Guarnelli. Bello, vediamo se passaggio è passato. Sì, sì, è passato. Passaggio, passaggio, è riuscito, okay, a chiudere la porta. Le entrate con i Supermono fanno veramente. Oh, hai visto che è rientrato, bello, bello. Incrocio di traiettorie. Incrocio di traiettorie fra Guarnelli e Bianchi, numero 25. Bagarra proprio. Molla, Guarnieri, comunque il motore fa paura, guarda come lo distanzia. Allunga, sì, allunga. Sì, sì, sì. Bello, sono bei mezzi questi Supermono, sì. Sì, c'è un grande lavoro dietro, perché poi sono per lo più artigianali, sì, moto che vengono letteralmente, no, ricostruite, sì, 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 da zero. Ancora Gregory Penna per doppia gara, sempre lo ricordiamo, si è fatto la veloce nell'altra griglia e adesso si sta facendo la leggenda con la moto della fidanzata. Ecco. Tanto qua, guarda, ecco che qua, c'è ecco un duello Morri in e Scagnetti, corso. Sì, sì. Morri e Scagnetti, qui invece sono io. Hai visto dove mi ha passato? Sì. Guarda dove mi ha passato. Qui pure, vedi? No. Quindi riesci a avere un po' più di spunto. Beh, uscita dalla curva tua, eh? Sì, però sai, con sto motore ogni volta uno diceva: ma perché devo prendermi dei rischi? Ah certo, no. Dico, c'è un rettilineo che è giusto. 900 metri di Cremona. E effettivamente, ecco, ora si. Vediamo un po'. Beh, diciamo che anche fisicamente Rossano è un, yeah, po' più ingombrante. Guarda, è pazzesca, sì, ci saranno, dico 15-20, no, sì, non lo so, però 15 km orari di differenza tutti. Vediamo le partenze. On board, qui Bianchi, gran partenza da parte sua, aggancia subito la prima fila, attenzione, la prima staccata rimane un po' ingolfato in mezzo, Guarneri, anche lui perde terreno e quindi ci dovrebbe essere attacco a breve. E qui... partenza, se sa, sono partito strano, non si sa, partenza. Vabbè, con verve da parte di adesso, Francesco Greco, con verve, diciamo, eh? Con verve, c'ho, quando sto troppo, eh sì, mannaggia la miseria, diciamo che non quando... hai avuto un grandissimo vantaggio, perché sei andato forte ma gli altri erano partiti quando sono un po', tempo, poi sì, per carità, qui mi sono buttato dentro, però diciamo che sì, forse è stata un pelo anticipata. C'è da dire che motion, no, ecco, c'è da dire che devo, sì, devo migliorare su questo punto di vista. Indubbiamente. Bellissimo. Eccoti qui in quadratura. Bellissimo, per la tua, è bellissima opportunità che mi è stata data, lo vogliamo ricordare. Cioè, non è una cosa tutti i giorni guidare un mezzo del genere, eccolo qua. Gran moto, eh. Bellissima, sì, bellissima. Anche la Piero Bonne di Gualandi, ma anche guarda qua dietro che c'è. Le moto sono splendide anche queste, sì, sì, sono, sì, non mi si possono proprio dire niente. Ecco Gregory con la sua, eccola la Gears Bike, come la chiamiamo? Proprio, sì, sì, la... Però è bello questo fatto, no? Che abbia voluto comunque venire. Beh, vedi l'adesivo Gregory, Sport, sì, Twin, perché si vede che qualche garetta ce l'ha fatta anche lei. Anche è bello, lui si muove sempre quando c'è doppia gara, me l'ha detto proprio chiaramente. Quindi la maggior parte delle volte è venuto infatti a farsi le doppie gare. E vediamo un po'. No, per niente, è stato dei nostri a Magione con la Battle Week, che non è assolutamente voluto mancare all'appuntamento. No, assolutamente. Ancora splendida inquadratura per quanto ti stupenda, riguarda. Stupenda la Pando. Poi ero official proprio perché mi hanno fornito anche la tuta. Non tanto so se, di tuta, che esatto, insomma, te sei reso conto, ma proprio verde. Verde Paton, verde Kawasaki, insomma, verde Paton direi più che verde Kawasaki. Sì, è un verde, sì. È un verde, sì, più scuro, infatti assomiglia un po' al centenario della Guzzi, no? Del colore, gran quel modo, verde gran lì. Gran modo, da vedere, da provare sicuramente, sì, nel frattempo ancora lì davanti Morri e Scagnetti. Qui non si sono accennano delineati i gruppettini, sì, ecco qua, con davanti tra loro due Bagar fino alla fine sicuramente. Ah, tra l'altro volevo segnalare col fatto che la pista è tornata dry, sì, hanno dato due giri di ricognizione,
anziché uno, togliendo, per scalando un giro dai 10 previsti inizialmente, siamo passati a 9 e siamo abbondantemente ormai oltre la prima metà della gara, intanto siamo già nel quinto giro, quindi ci apprestiamo a chiudere il quinto e entrare nel sesto, per cui non manca moltissimo la bandiera a scacchi anche per quanto riguarda questa partenza. Sì, peccato che non si vede, non si vedono le bagarre dietro tra Biffaroni e Marzeddu. Speriamo che si riesca a vedere qualcosa. Marzeddu che appunto ogni tanto rimette la testa Come dicevamo prima, Biffaroni navigato, Marzeddu comunque è il primo anno che fa di gare e ha dimostrato che un rookie, vogliamo ricordare, infatti è il rookie, diciamo, dell'anno insieme a Fabio Fabris dell'altra griglia, dimostra che insomma si possono fare grandi cose, no? Quindi è un appello anche un po' rivolto: buttatevi, non fate solo prove libere o pareggiamenti, fate anche una gara vera, perché è un'emozione che c'è tutto un discorso in giro, stai facendo il massimo che puoi fare con tuo mezzo, no? Parliamoci chiaro, tutti i test, le prove libere che puoi fare o anche i pareggiamenti, poi alla fine, se vuoi o non vuoi, non sono delle gare vere. Vai a finalizzare invece in un discorso qui stai facendo una gara ufficiale, in un trofeo ufficiale, dove sei seguito in un certo modo, dove hai la comunicazione, dove hai, lo vogliamo ricordare, dove ci sono i trofei, dove ci sono i premi, dove ci sono, c'è tutta una serie di cose che chiaramente in altri ambienti, no? Beh, in altri ambienti, ambiente bello da frequentare anche al sabato sera, togliendo, insomma, esatto, il discorso della parte ludica, tra della BDB. Io stavo parlando più generico, diciamo. Tanto guarda che sei passato ancora una volta sul traguardo, su Gualandi, sono passato su Gualandi, c'ho Gualandi dietro sei in solitaria, eh? C'ho Gualandi dietro, ma adesso Gualandi mi non molla. Beh, non molla. Lo sento, lo so che sta lì, lo so. Nonostante appunto la tranquillità. No, il punto dove sbaglio tanto, me lo ricordo, è lì. Peccato che non si vede, vabbè, mi hanno fatto già vedere abbastanza. Il mio era un discorso più generico, Raffaele. Era un discorso visto da lontano. Se vogliamo andare a vedere poi vicino, nella attenzione, Bianchi, perché non c'è più Guarneri, Bianchi a questo punto ha il suo bel da fare con qualcun altro, non è più Guarneri, è Francesco. Chi è Francesco? C'è sbaglio sulla grafica, perché Francesco c'è un errore sulla grafica, c'è un errore sulla grafica, andiamo un po' a cercare di capire di chi si tratti. Per quanto numero riguarda 8 appunto... no 80 di un po', non riesco a leggere il... Dovrebbe essere il 18, essere il 18, quindi dovrebbe trattarsi appunto di Jacopo Villani. Sì. Quindi c'è un errore nella grafica. Jacopo Villani in questo momento alle prese con Guarneri per quanto riguarda la... con Bianchi, scusate, per quanto riguarda la quarta piazza. Francesco chi? Sei tu che stai un po' da... Sto sia in quarta posizione che in ottava, sì, stanno cercando di aiutarti. Intanto ancora Morri sul traguardo. Bellissimo. Allungato che così la Morri con fratelli Scagnetti quando mancano meno di due giri a te. Sì, però Scagnetti è un osso duro, potrebbe dire la sua agli ultimi giri. Scagnetti è un osso duro. Cercare di recuperare, però insomma i metri che ha messo fra sé e Scagnetti sono importanti, quindi Morri si prepara a un finale di gara abbastanza, come dire, non tranquillo di certo, come giustamente notavi tu. Ancora Kawasaki e R6 per Gregory Penna, anche lui in solitaria in questo momento, il francese. Beh, in solitaria, sì, un po' più distaccato sicuramente dagli altri, sta facendo la sua gara, come potete vedere. Insomma, la velocità è quello che è, lui me l'ha, certo, me l'ha raccontato nel weekend francese, serie, è un R6N originale del motore, quindi quanto vengo conta. Per giocare, esatto. Vengo per giocare, viene per fare esperienza, ecco qua. Ci siamo un'altra volta, è di nuovo Bagarre, Rossano, sì. No, ma la Bagarre c'è, vediamo quanto continua, perché vedo che c'è un... Qualcosa è riuscito ad allungare. Sì, c'è un allungo di Rossani. Rossani. Di Gualandi, esatto, di Rossano. Di Rossano Gualandi. E non so se riuscirò a recuperarlo. Qui secondo te cos'è successo? È lui che ha mollato il freno? Ma allora, siamo nelle fasi finali. E forse io, pur la sicurezza di avere questo motore... Quindi nel a un certo punto ti sei...
Beh, mi ha portato a fare degli errori sicuramente, e soprattutto lui è stato bravo perché mi ha infilato in un punto, dove... diverso. Attenzione, perché c'è da segnalare un'uscita di scena, che è quella di Tore Marzelli. Ah, abbiamo parlato tanto. Non si è visto, è caduto. E Tore, ahi noi, esce di scena, è scivolato nelle alla finali, curva, peccato. Mi pare alla curva 10, se non erro. Peccato, perché insomma si stava divertendo. Sta divertendo con Biffaroni e forse ha forzato, insomma. Beh, anche qui, no? L'esperienza, la necessità, sì, di capire i suoi limiti. Una per scivolata cui anche ci sta, so fa. Che è tutto a posto, non ci sono conseguenze se non qualche danno. Peccato, insomma, poteva chiudere al meglio la stagione, ma sicuramente è una stagione soddisfacente per lui. La prima in assoluto. Sì, dai, assolutamente. E si è divertito. È andata più che bene, tutte le gare comunque. Tra l'altro, anche in un'occasione ha messo dietro anche il compagno di squadra, il più esperto porta, il suo rivale, sì, assolutamente diretta, sì, no? Sì, e attenti, qui torniamo ancora una volta a Jacopo Villari e a Bianchi, dovrebbe essere Bianchi, sì, l'inquadratura, sì, dell'onboard, quindi lì davanti Morri ormai sempre più lontano da arrivare con il segue Scagnetti. Villani dovrebbe essere questo davanti, sì, se non sbaglio, quindi... quello che mettiamo, che vede in sesta. Vediamo adesso a rettilineo qui che cosa succede. Non vorrei che ci fosse stato, sì, probabilmente noi adesso vediamo l'errore della grafica per sì, cui Bianchi Villani vediamo, quinta vediamo. Posizione c'ha più motore Bianchi, c'è più motore Bianchi, però si vede che sono due categorie diverse, perché ricordiamo che il Supermono ha anche due anche categorie anche nel Supermono tempo, abbiamo la Open se non sbaglio, sì, e c'ha quella fino a se non mi ci ricordo sono, ci sono sì fino a 750, no sto dicendo una cretinata, fino sono... a 700, allora praticamente abbiamo sì le categorie delle Supermono, no? Il Supermono, il Supermono Open, anche noi appunto con la nostra leggera e la BOT SBEC. Quindi chiaramente per quanto riguarda Villani parliamo di una Supermono, ma anche Bianchi è Supermono, quindi sì, entrambi... sì, però hanno, fammi vedere, cioè, mentre invece categorie... abbiamo Morri e Scagnetti, vedi che sono le due che allora, stanno Open, fuggendo, ah sì, Open e Supermono, hai ragione, sì, Guarnieri sono di terza posizione, anche lui fa parte del trio che sta guidando in questo momento la gara, sia per quanto riguarda la categoria quindi che per quanto riguarda la gara in assoluto. Morri, Scagnetti, Guarnieri, questo dovrebbe essere proprio Morri se non sbaglio, sì. E Daniel Bianchi, a questo punto Daniel Bianchi dovrebbe essere davanti a Villani, quindi giro, sì, finale, ultime battute per quanto riguarda la categoria, per quanto riguarda questo ultimo appuntamento della BDB del 2021, l'ultimo giro, ecco, fino però, all'ultima curva non sapremo, però se chi sfrutta passa adesso il motore poi farà fatica, dovrà vediamo sì, se gli sta, vediamo se riesce a superare qua in che poi è lo stesso punto dove mi superava Gualandi a me lì, sì, lì, e io poi facevo la stessa cosa che adesso fa lui, vedi. Ce la fa. Però non è tantissima la differenza, no, è un po' più. Evidentemente sfrutta un po' la scia. Un po' la scia, sì, un po' più di spunto. Vediamo se riesce Bianchi a tenerselo dietro. Vediamo. Qui siamo alla bandiera. Non la dà? La dà o non la dà sta bandiera? Chi è dietro, sì, ecco, okay, eccolo. Data, perché prima abbiamo Gregory Penna che non si fa doppiare. Attenzione. Morri che va a vincere quindi su Scagnetti. Un certo divario fra i due. Sì, vabbè, io sono andato in confusione totale, sono uscito un giro prima, tra l'altro voglio segnalare tutto, questa cosa. Ecco, per cui... Sì, vabbè, a posto così, insomma. Diciamo che la gara... Moto salva, questa è la cosa più importante di tutte. Ma Scagnetti Guarnieri, quindi per quanto riguarda Villani, alla fine che riesce a beffare Bianchi, Venturini in quinta posizione, Bianchi in sesta con la sua numero 25, tu appunto... Hai sbagliato, chiedo Venia... Andiamo invece a vedere quello che sono i risultati. Questo era per quanto riguarda il discorso dei giri veloci, quindi Villani ha beffato sia Venturini che Bianchi per quel che riguarda il discorso della dei tempi veloci. Morri, Scagnetti e Guarnieri, confermo comunque il trio dei ecco vincenti, Gualandi, che tra l'altro che mi cerca, Gualandi che mi cerca, dov'è? Sì, ma dove è andato? Di capire. Ma dove è andato? Non c'è più. E vabbè. E dovrebbe avere invece, visto che tu esci di scena a causa di questo errore, sì, dovremmo avere, vabbè, ora il passaggio di Giovanni Biffaroni, che quindi non solo coglie la vittoria in quanto BOT is back, ma anche secondo. Alle sue spalle dovremmo avere Gregory Penna, che abbiamo visto transitare poc'anzi, e quindi a chiudere la classifica, tu in quarta posizione.
Salvatore Marzeddu. Ecco Biffaroni, Frey e Biffaroni, sì. Biffaroni. Ci siamo. Per quanto riguarda la Supermono, invece Venturini, Villani e Bianchi, come dicevamo, comunque Villani alla fine è riuscito in un qualche modo a sopravanzare e quindi chiude questo weekend, 18-19 settembre, chiude la stagione. L'area campione, come già dicevi poc'anzi, appunto Gualandi era praticamente già lì in testa alla classifica, quindi chiude alla grande. Rossano Gualandi e la sua Piero Bon va ad agguantare ufficialmente il titolo 2021. Alle sue spalle Pierre Evian, quindi per il Vasa Racing Team, ma soprattutto Torri Marzeddu, terza piazza per lui. Quindi ottimo, grande diventato. Onore per quanto riguarda Marzeddu. Il suo primo anno di gare, comunque. Di essere vice campione, sì. La sfortuna di oggi l'ha tagliato fuori. Maiola in quarta posizione. Speriamo di vederlo quindi in prossima stagione. Stefano Scanavino che chiude alle sue spalle. Questo per quanto riguarda appunto poi Barilati, anche lui è maggiore. Vabbè, ricordiamo, sì, no? Piccolo incidente per lui. Incidente. Quindi sì. Lo vogliamo rivedere assolutamente. E poi Biffaroni della Bottis Beck. Vogliamo... che vince anche la classifica, sì, proprio della Bottis Beck. Abbiamo, no? Fatto questa, no? Sì, come un modo per premiare, perché appunto l'iniziativa riguarda proprio il fatto di riportare in pista queste moto che erano un po' la storia delle bicilindriche. Per cui Biffaroni, vediamo nel 2022, dai. Se l'è aggiudicata, e nel 2022 speriamo che il numero cresca ancora di più. Per quest'anno abbiamo avuto lui, abbiamo avuto la Capannoli, abbiamo avuto Franco Martini, abbiamo avuto Daniele Parravano e Antonio Di Carlo per quanto riguarda la loro presenza. Vediamo un po' quanto il gruppetto crescerà quest'anno. Per ora un buon proseguimento a tutti e quindi a risentirci per tutte le novità 2022 sui nostri canali di comunicazione. Ciao! Io un po'. Proviamo a strappare una parola a Francesco Greco. Ho detto, le vado nel campo. Minchia, hai visto? Che t'ho visto? Così. Bellissimo, bravo. Va. Bravo. Ma il motore fa paura. Fa paura. L'hai visto ogni volta? No, fa paura. Ah, di buono. Babbo, nell'orecchio te. Però tu, a un certo punto, quando sei diventato più aggressivo, mi hai superato da un'altra, mi hai superato la fine del rettilineo. Lo so. Ho detto, ecco qua. Ha cambiato il punto, perché sennò stavamo facendo il giochetto, curva dietro, rettilineo io, curva dietro, rettilineo io, mi hai dovuto incasinare, e... bravo, bravo, anche te, bravo, molto bravo. Oh, sappiamo tutto da Francesco Greco, com'è andata Francesco? È andata bene, io ho fatto due gare, una moto splendida, anche il Moto Guzzi è nel cuore, però è tutta più lenta, eccetera. Poi abbiamo avuto la condizione dell'altra gara incerta col meteo. Adesso è uscito il sole, grip pazzesco. Mi sa che mi hanno dato partenza, non lo so. Sono partito meglio che potevo, più cattivo. Sono subito entrato col gruppo di Supermono. Mi sono messo dietro tutti i miei, delle leggere. E poi è andata come è andata. E non lo so, ci siamo divertiti. Questa è l'unica cosa che conta. Beh, quindi è un bellissimo modo di aver chiuso il campionato, diciamo. Sì, una wild card. Grazie a Vittorio Salerio del Vass Racing Team, che loro fanno le road race. Purtroppo sono stati sfortunati perché hanno avuto un problema con la moto, con Andrea, il compagno di squadra. Però io ho onorato al massimo quello che potevo fare, cercando di preservare pure sto gioiello, perché farla vedere perché è una moto, un gioiello, una cosa, una moto del genere, io penso fatta tutta a mano, artigianale, telaio artigianale, il motore con gli step racing, è un Kawasaki 650, ma potenze stratosferiche. Guarda, ancora ringrazio il team VAS con i ragazzi che lavorano tutti, eccelsi, mi hanno permesso di fare questa, sono stato pilota official, anche la tuta, guardate. Pure la tuta, mi hanno dato esperienze irripetibili queste che solo al motostate. Ciao! Ancora una volta con Gregory Penna, la seconda gara, quest'oggi hai dato tutto anche qui. Sì, ho dato tutto, ma alla fine la seconda gara l'ho fatta proprio così per divertirmi, senza cercare di fare nulla, tanto la moto era molto inferiore a tutte le altre, quindi nel rettilineo salutavo e basta, non potevo fare niente, però ecco. Anche perché condizioni meteo buone alla fine? Sì, le condizioni meteo buone. C'era un po' di vento nel rettilineo, sentivo che non passavo più la sesta, non ce la facevo se non mi tiravo indietro. Però le gare bisogna finirle pure. E ho finito la gara e basta, adesso torniamo in Francia e andiamo a lavorare. Au revoir allora, grazie. Au revoir, ciao ciao.